Eccoci qua, ben trovati. Oggi sono con un'amica scrittrice, Paola Ismene Beretta, che ci presenta il suo ultimo lavoro letterario. Olè. Ciao Paola, ben Salve, trovata. ciao. Grazie per avermi invitato. Prima cosa, facci vedere subito il tuo libro. Dai. Eccoci, Questo. titolo. Titolo: Nel futuro all'improvviso. Quindi siamo già nel futuro, all'improvviso. Come mai? All'improvviso, sì, perché beh, è un libro che comincia nel presente, anzi, comincia nel 2016, Sì, quindi sono ormai già 3 anni. già 3 anni Questa storia è già da 3 anni che dall'inizio, sta e quindi camminando. ci sono le problematiche di oggi, ci sono le problematiche esistenziali. Io, per esempio, ho abbastanza. Siccome ho cominciato a scriverlo in un periodo della vita in cui purtroppo morivano persone intorno a me, Care, eh? persone care che avevano fatto il loro percorso, avevano raggiunto la loro età, comunque mi ponevano di fronte a questo grande enigma che è la È la morte. morte. E quindi ho un po' indagato Ah, scrivendo, bene. perché scrivere è un viaggio che tu compi. Certo. All'interno delle cose, all'interno di te stesso, che ti aiuta a capire, ti aiuta a pensare, perché quando tu scrivi sei lontano, sei nel mondo che stai Che costruendo. sta costruendo? In questo mondo c'è Luca, In questo mondo c'è Luca, che è il che protagonista. protagonista, il suo mondo è quello della moda, lui è un mode designer. Vive a Milano e a 25 anni, come molti giovani di oggi, è abbastanza disimpegnato nelle sue relazioni personali e Ha una storia con una una storia ragazza. con una ragazza che si chiama Stefania e che a sua volta soffre di una sindrome di cui anche oggi si parla, cioè violenza, io non sulle donne, ma ancora peggio su una bambina, cioè Stefania ha subito violenza durante l'infanzia. È E un questo, trauma continuo. sì, io mi sono immaginata che questo trauma le impedisca poi di essere, di sentire, cioè. Stefania, è una persona che aveva fiducia nelle persone che aveva intorno. Questa fiducia è stata tradita subito quando Certo. lei ancora non era in grado di riuscire a capire cosa le stava succedendo realmente. E chiaramente i rapporti umani Vengono meno, sono sono falsati. molto, sì, non sono sul piano che sembra che abbiano, non hanno la profondità, non riescono mai a raggiungere una profondità. Di questo lei soffre, come al solito è in cura, eccetera, eccetera. E quindi? Però viene poi alla fine, dopo cioè per i pezzi, viene aiutata da Luca. Viene Viene aiutata. aiutata da Luca nel momento in cui lei ha il coraggio di Di parlare. parlare. Senti, noi arriviamo quindi, facciamo un salto. Arriviamo al 2029, che tu il libro lo porti avanti. Allora, diciamo, la vicenda personale si conclude, diciamo, sembra felicemente con una unione. Su basi più solide, e questa coppia la ritroviamo dopo 13 anni con una figlia In una società diversa, perché in 13 in una anni accadono società molto tante cose. diversa che ha dovuto anche accelerare magari certe soluzioni per risolvere un conflitto, cioè. L'umanità, oltre che davanti alle questioni e ai suoi problemi che non riesce a risolvere, di cui si parla molto e che interessano molto i giovani, perché noi abbiamo questa ragazza che ha cominciato da bambina parlando davanti alle Nazioni Unite, Greta, non so se Sì, ce l'hai presente, certo. e che Si ultimamente. interessa di problemi ambientali. Sì, che si interessa e che
È seguita perché non so se. Cioè, la notizia è che il 15 in tutte le scuole del mondo i ragazzi faranno sciopero, si Bene. asterranno per questo motivo. Quindi è un problema che i ragazzi sentono. Io come insegnante ho toccato con mano, cioè è uno degli argomenti di grande interesse a partire dall'infanzia fino alla gioventù, insomma. Anche nel tuo Quindi libro si parla quindi d'ambiente. si parla di ambiente e Il 15 dicevi, il 15 marzo, eh? 15 marzo, sì. Ok. Si parla di ambiente e si dice, si capisce chiaramente il motivo per cui non vengono risolti questi problemi, perché noi viviamo in strutture economiche sempre più svincolate dalla economia reale, sempre più svincolate dalla democrazia, anzi che cioè, ormai controllano le varie democrazie, possiamo Quindi la dire. democrazia viene soffocata. Sì, e quindi che chiaramente hanno degli interessi da difendere e queste sono le cose che avvengono oggi, che sembrano cioè, per certi versi anche paradossali. Quindi nel futuro all'improvviso parla realmente della nostra Sì, e questo società, eh? paradosso viene risolto dando ampi poteri all'intelligenza artificiale. Artificiale, eh. E questo viene ulteriormente accelerato dall'imminenza di un conflitto internazionale che viene risolto da un gruppo di scienziati che chiede di poter partecipare agli ultimi incontri pre-bellici, diciamo. Prebellici. E quindi c'è tutta la descrizione di cosa. Della gente, delle angosce, di come reagisce la gente che vuole scappare, cerca chi ha i mezzi cerca una via di fuga che sia anche lontano dalla terra, Lontano addirittura. dalla terra. Senti, Sì. quindi praticamente l'umanità cerca un altro mondo. No, beh, però Eh? poi Cerca di alla fine si evadere proprio. risolve, questo problema viene risolto su questo mondo Su questo mondo. e quindi Oh. Quindi rimaniamo qua, quello è stabilito. rimaniamo qua. Rimaniamo qua. E diciamo il sollievo della popolazione è enorme e comincia un'epoca di grandi attese, di grandi aspettative. Oh, c'è una rinascita? Sì, diciamo c'è una fiducia Una fiducia. rinata, eh? E anche Il che non è perché, poco, eh? che non è poco, anche perché le cose cominciano ad andare, cioè chi governa si occupa finalmente dei veri problemi che abbiamo di fronte. E Quindi è un libro questo, che porta speranza, però, della ricerca. Ah, però c'è un però, però. no, c'è un Allora è un però. libro intrigante, c'è un No, però. e invece questo libro analizza a fondo i nostri dubbi, le nostre paure, perché tutto questo avviene perché appunto chi comanda è Trinity, un gruppo di tre macchine pensanti, a cui piano piano tutti quelli che contano nell'umanità si collegano. Si collegano e praticamente vengono, cioè, la loro mentalità cambia, la loro mentalità, c'è fiducia, però, c'è un modo diverso di rapportarsi. Luca, che aveva perso il suo lavoro, e, no, e quindi, diciamo, dal punto di vista sociale, è piuttosto marginale come figura. Non accetta di essere collegato, si E oppone a queste quindi? cose e quindi rimane la voce che pone ossessivamente quasi agli altri le domande, che indaga, una voce critica Una voce critica. nella storia. Finché quando si accorge, si rende conto che non ha più chance, che sua figlia verrà inserito un microchip, che, cioè, che la,
sapendo che la moglie già ce l'ha, eccetera, eccetera, lui sceglie un'altra strada. E questa non ve la posso dire No, perché. non ce la devi dire perché ci hai già raccontato molto. Senti, naturalmente voi dovrete comprare il libro, eh? Comunque, io ho visto che, nonostante che sia stato pubblicato da poco, Sì, sono, riceve già diciamo. molte critiche positive, sì, Sì, assolutamente. Senti, il tuo sì. editore, chi è? Jedi. Jedi della, cioè, è un gruppo editoriale che più che altro si occupa di informazione, cioè della Repubblica, anche Sì, la sì. Nazione, cioè è Sì. un gruppo editoriale che gestisce varie testate di giornali e Bene, un bel gruppo, un bel gruppo. che per Sei su una la. buona nave. Sì. Sei su una buona nave. Che la letteratura ha, cioè, ha questo sito in cui ci si può inserire, insomma, si chiama Il mio libro, e Sì. che comunque cioè, io lo trovo abbastanza vivo perché appunto ci sono delle figure dentro a questo, di lettori che si sono assunti, cosa che posso fare anch'io, nel senso se ho voglia di farlo lo posso fare, lo puoi fare tu, lo può fare chiunque, il ruolo di promoter Bello, molto bello. o di critico, cioè facendo critiche positive o negative su Certo, quello che certo. viene man mano. Persone che si vogliono Sì. coinvolgere Sì, nella storia, nel questi racconto, sono, nella cultura, una bella cosa. Senti, sì, e tu loro, hai i tuoi social online, su Facebook, sì, so, vero? certo, sì, A tuo nome? sì, Paola Beretta. Paola Beretta, Paola Ismene Beretta, ho un sito, sempre Paola Ismene, www.paolaismeneberetta.it, Sì. Perché in cui si parla soprattutto di pittura. tu, lei dipinge anche benissimo. Andate appunto a vedere il suo sito online. Senti, lo Sì, facciamo la copertina rivedere. è un mio quadro che Appunto. adesso si trova a Roma, non ce l'ho più Non ce qui. l'hai qui. È in No, mostra, è in mostra. Allora io ti dico, no, è guarda. in un appartamento di Roma. Ah, allora l'hai ceduto un appartamento. Senti, io ti dico grazie mille. E guarda, grazie io a chi ha ascoltato. attendevo il tuo libro. Compratelo perché è veramente un libro doc. Ciao. Arrivederci, ciao.